Vent'anni di Inter, 519 partite sempre nel cuore della difesa, un mondiale vinto a 17 anni, quello del mitico Bernabeu nel 1982 di Pablito, una delle ultime bandiere del calcio italiano assieme a Franco Baresi e Francesco Totti. Per tutti, anche per gli avversari, è lo zio. All'anagrafe è Giuseppe Bergomi da Milano, che nonostante una carriera di livello mondiale, anche tre coppe UEFA nel palmarès oltre al terzo posto di Italia 90, sempre attorno al capoluogo meneghino e dintorni, ha gravitato. Oggi lo zio è commentatore per Sky Sport, immancabile seconda voce e competente commento tecnico al fianco del numero uno dei telecronisti dell'emittente Pay, Fabio Caressa. Ma il suo nome si riallaccia al calcio giovanile, protagonista al trofeo d'Ossena, dato che Bergomi è l'attuale allenatore della squadra Berretti del Como, dopo aver guidato, dal 2008 ad oggi, Inter esordienti, Accademia Internazionale, Monza e Atalanta. E a proposito di giovani, a Beppe Bergomi è legata anche una curiosità statistica. Se l'esordio assoluto nell'Inter risale al 30 gennaio 1980, Inter-Juve di Coppa Italia terminato 0-0, il debutto in Serie A il 22 febbraio 1981, vittoria 2-1 a Como, ha fatto per anni di Bergomi il più giovane esordiente nella massima serie, un record battuto solo nel 2006 da Goran Slavkovski, che però indubbiamente non sta avendo la stessa fortuna. Un talento precoce, tanto che Enzo Berzot si accorge di lui promuovendolo dall'Italia Under 21 alla missione mundial in Spagna nel 1982. Poco prima dei mondiali, il 14 aprile, Beppe Bergomi contro la Germania Est a Lipsia stabilisce un altro record. Diviene infatti il più giovane esordiente in nazionale maggiore. Ma è in Spagna che Bergomi compie, assieme a tutta la squadra, un capolavoro. Entrato al 34esimo minuto di Italia-Brasile, quando Paolo Rossi fece piangere i sudamericani tre volte e girò il nostro mundial, Bergomi non è più uscito dal campo, contribuendo alle successive vittorie in semifinale contro la Polonia e in finale con la Germania, dove partecipò, peraltro, allo splendido torello in area tedesca per il 2-0 di Tardelli, entrato nel mito. Non basta? L'altro record è sulle presenze in Coppa UEFA, 96, e sui mondiali disputati, ben 4, un record detenuto assieme a Rivera, Albertosi, Zoff, Maldini, Cannavaro e in procinto di essere battuto solo da Buffon in Brasile, un record condito da 81 presenze e 6 reti in azzurro. Sarebbero stati 5 mondiali anche per Bergomi senza la rottura con Arrigo Sacchi, che lo escluse da USA 94. Numeri che non mentono mai, perché lo zio, fedele ad un calcio pratico e pulito, alla vecchia maniera, al pallone è sempre rimasto fedele. Una passione lunga una vita nel football giocato, insegnato o anche in quello parlato. Per quello urlato c'è stato spazio solo una volta, dopo il 2-0 di Dortmund nel 2006 alla Germania. Ma quella, se permettete, era un'occasione molto speciale. Si va a Berlino, Beppe! Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino, Beppe!